Per Mario Ermito l'avventura al Grande Fratello VIP si è ormai conclusa, dopo l'eliminazione avvenuta durante la scorsa puntata del reality. L'attore pugliese ha avuto un'esperienza piuttosto intensa nella casa più spiata d'Italia, dove la sua personalità è emersa spesse volte in contrapposizione con quella degli altri concorrenti, in primis Tommaso Zorzi. Se nei primi giorni aveva manifestato un interesse nei confronti di Sonia Lorenzini, nelle ultime settimane, però, sembrava aver stretto una particolare amicizia con Daiane Mello, con la quale era nata un'intesa piuttosto forte. Ospite del format creato appositamente per i social, Casa Chi, l'attore ha parlato della sua esperienza nella casa e soprattutto del suo rapporto con Zorzi che, fin da subito, ha mostrato la sua antipatia e nei frequenti confessionali mostrati anche in puntata, ha sottolineato come gli fossero insopportabili alcuni atteggiamenti del modello. Mario, quindi, ha voluto chiarire che da parte sua non c'è mai stato astio, anzi, era entrato con l'intenzione di viversi a 360 gradi questa avventura. Ha detto, ha avuto una maniera aggressiva. Io dal primo momento in cui ho messo piede nella casa, ho visto in lui indisponenza nei miei confronti. Io mi ero promesso di entrare nella casa con l'obiettivo di divertirmi e conoscere i ragazzi. Non so per quale motivo lui abbia alzato un muro nei miei confronti. Forse perché avere davanti una persona che ti dice le cose che pensa, senza paura di esporsi, diventa un po' scomodo.